Buonasera, sono l'avvocata Emanuela Fancelli, benvenuti a Tu per Tu, una lente di ingrandimento sulle problematiche e sui punti di forza del nostro Paese. E questa sera con i nostri ospiti ci confronteremo su alcune disposizioni in materia di sanità sulla legge di bilancio, misure che l'opposizione ritiene poco incoraggianti per le aspettative di cura dei cittadini e per l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Queste ed altre riflessioni con i nostri ospiti. È con noi in studio il consigliere regionale per la Liguria, l'onorevole Luca Garibaldi. Buonasera consigliere. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie ed ecco noi in collegamento l'onorevole Ilenia Malavasi, deputata per il Partito Democratico. Buonasera onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi. Grazie onorevole e ovviamente approfitto subito del suo collegamento per una domanda, perché abbiamo detto in apertura che si parla di disposizione nell'ambito del settore sanità. Quando si parla di bilanci ci sono dei numeri che fanno un pochino girare la testa, ma nella realtà i fondi messi a disposizione sono sufficienti per le aspettative di cura e per garantire l'efficienza del servizio sanitario? Ma la nostra preoccupazione è proprio quella di salvaguardare il Servizio Sanitario Nazionale, che in questo momento è in una situazione di sofferenza. Diciamo che negli anni si è sempre cercato un po' di razionalizzare sulla sanità ed è una cosa insomma che risale ad anni indietro. Però dal 2020 al 2022 si è cercato di fare un investimento straordinario sulla sanità, andando ad incrementare la cifra di 18 miliardi in più rispetto al 2019, portando la percentuale di PIL sulla spesa oltre il 7%, che è un obiettivo importante sul quale stiamo cercando di lavorare per aumentarlo ulteriormente, perché riteniamo che non si possa assolutamente scendere sotto il 7% del PIL. In realtà dall'anno scorso, quindi dall'annualità 2023, si è iniziato a scendere sotto a questo 7% e la legge di bilancio che destina al Fondo Sanitario Nazionale nel 2024 3 miliardi, nel 2025 4 miliardi, nel 2026 4,2 miliardi, scende progressivamente sotto il 7%, addirittura sfiorando il 6% nel 2025 e nel 2026 sarà al 6,1%. Quindi è evidente che questo parametro, che è un parametro riconosciuto a livello internazionale per misurare gli investimenti in sanità, è un parametro che ci preoccupa, anche perché l'80% circa di queste risorse sono destinate ai rinnovi contrattuali, che è anche una cosa importante, ma non rimane praticamente niente per tutte le altre esigenze del sistema sanitario nazionale. Tra l'altro queste cifre, su cui insomma c'è anche un motivo di vanto, devo dire, del governo per mettere sulla sanità 134 miliardi dicendo che è una cifra mai raggiunta prima, è una cifra che va parametrata all'inflazione, all'aumento di costi, e la preoccupazione è proprio quella che le risorse al netto dei rinnovi contrattuali non servono nemmeno a coprire i costi che sono aumentati a carico delle regioni in questi anni proprio per gli aumenti dei prezzi generalizzato, e che quindi non rimangano risorse per tutte quelle esigenze legate al personale, alle indennità, alle spese, che sono preziose in questo momento in cui la sanità rischia comunque di essere al collasso. Dal nostro punto di vista, la Fondazione GIMBE ci rassicura in questa nostra preoccupazione, diciamo che la sanità ha bisogno di scelte coraggiose. Non sono più sufficienti delle manutenzioni ordinarie per tenere in asse questo sistema, servono delle manutenzioni straordinarie e coraggiose che mettono al centro della priorità politica la cura e la salvaguardia del sistema sanitario nazionale,
che permette oggi, ancora oggi, di tenere insieme un sistema sanitario nazionale fondato sull'universalità e sull'equità, andando a rispettare quel diritto alla salute previsto nell'articolo 32 della Costituzione, che noi crediamo sia un diritto di democrazia e di equità al quale il Paese non può rinunciare. Ecco, onorevole, durante la pandemia erano emerse tutte le criticità proprio del sistema sanitario, cioè ci si era resi conto di quali conseguenze si erano poi avute nell'ambito delle strutture ospedaliere, anche tenendo conto del personale, ecco, più o meno preparato, più o meno presente a seguito di tutti i tagli. Ci siamo dimenticati quelle criticità, come è finito il Covid? Allora, il Covid ci ha insegnato moltissimo e l'errore che possiamo fare è quello di non avere imparato abbastanza quello che il Covid ci ha insegnato, anche perché il Covid ha messo in evidenza quanto il livello territoriale sia importante nella presa in carico dei problemi. Quindi, da un lato, io credo che servano le risorse, come ho detto poco fa, dall'altro lato ci sono alcune riforme strutturali che dobbiamo portare avanti. La prima è quella del tetto del personale, che non ha permesso in questi anni di fare una buona programmazione. Il tetto di spesa del personale è fermo dal 2004, quindi è un tetto che non è adeguato alle esigenze che abbiamo oggi all'interno della rete sociosanitaria e ospedaliera. La seconda riforma di cui questo paese ha bisogno è la riorganizzazione di tutto quello che è la rete territoriale su cui il Covid tanto ci ha detto, quindi l'assistenza territoriale e la riorganizzazione della medicina del territorio, che è anche uno degli obiettivi del PNRR per sviluppare quella prossimità che è la chiave per l'attuazione del DM 77, con tutti i problemi, poi se vuole ne parliamo, delle difficoltà del PNRR e della sua attuazione. Tra l'altro è notizia di questi giorni come proprio sull'assistenza domiciliare territoriale ci sia uno dei ritardi più grandi nell'attuazione del PNRR, che aveva l'obiettivo di diventare il primo paese per la presa in carico domiciliare degli over 65. E il terzo punto è l'attuazione della sanità, diciamo, digitale e della ricerca, che è, insieme all'assistenza territoriale, uno dei punti di grande innovazione del sistema sanitario nazionale, proprio per sviluppare quella prossimità, per contrastare la migrazione sanitaria, per sviluppare, rinsaldare anche un rapporto quotidiano tra il paziente, il medico, anche ovviamente con un beneficio per i caregiver e per le famiglie, che spesso poi hanno anche una gestione quotidiana, non solo legata alla fase, diciamo, acuta della patologia, ma con tutto quello che è una presa in carico che il territorio potrebbe gestire per alleggerire la rete ospedaliera, sia in fase di prevenzione, quindi tutto quello che è, diciamo, gli screening iniziali per prima che le malattie si dimostrino, ma anche tutta la fase, diciamo, successiva. E questo perché il senso proprio della medicina del territorio è quello di concentrare sulla rete ospedaliera, diciamo, le acuzie, quindi le fasi più acute delle patologie, ma cercare di avere una rete territoriale fatta di case di comunità, di ospedali di comunità, di farmacie, di servizi, di pronto soccorsi. Quindi che possa nel suo insieme, grazie alla collaborazione dei medici, di famiglie, dei pediatri di libera scelta, avere una vicinanza nei territori, una radicalità, una diffusione che possa permettere anche di garantire equità di accesso anche ad esempio a tutte quelle zone periferiche, le aree interne, le zone montane che non hanno ovviamente reti ospedaliere vicine. E io devo dire che la riforma, le risorse che anche qui sulla sanità digitale sono quasi 4 miliardi, servono proprio a sviluppare la telemedicina, che diventa uno strumento per avvicinare l'ospedale alla casa e quindi far diventare la casa il primo luogo di cura del paziente, che è l'obiettivo della missione 6 del PNRR, ma anche abbreviare, accorciare le distanze, sia, diciamo, tra le Onorevole, regioni.
Su questo la interrompo un attimo, perché visto che parliamo di territorio, sicuramente la vicinanza garantirebbe un reale aiuto alle famiglie, garantendo proprio la vicinanza anche emotiva, ecco, oltre che fisica, ai familiari colpiti da una qualche patologia. Però con riferimento al territorio la interrompo, perché allora per un focus su quanto sta accadendo nella regione Liguria, saluto nuovamente il consigliere Garibaldi. Eccoci. Consigliere, la Liguria è una delle regioni che sta soffrendo di questi tagli. Beh, sì, lo è per tante ragioni. L'onorevole Malavasi ha detto una cosa, ha fatto un quadro molto corretto e sulla situazione nazionale. La nostra regione ha delle caratteristiche che la rendono particolare, sia per composizione demografica, siamo la regione più anziana d'Italia, sia per alcune caratteristiche, diciamo, di territorio, per cui per spostarsi da Ventimiglia a Genova ci vogliono le stesse ore che per spostarsi a Milano in auto, quindi diciamo così, una regione particolarmente difficile. Ecco, su questo la interrompo un attimo, apro una parentesi, va sempre ricordato che un conto fare 20 km in pianura, un conto farli in montagna, in collina. Sì, noi siamo una regione impossibile dal punto di vista delle infrastrutture, come sanno chi vive qui e chi viene a passare, diciamo, le vacanze qui. In Liguria la situazione è ancora un po' più complicata, perché il grande risultato che era stato ottenuto col PNRR, cioè il fatto di provare a costruire una medicina territoriale con dei presidi di prossimità, è stato realizzato a metà. Una delle cose che insegnavano, diciamo, nella costruzione della medicina territoriale era quello di individuare case della salute, ospedali di comunità, come luoghi che, diciamo, impedissero l'accesso negli ospedali. Le costruiamo nelle aree interne, le individuiamo nelle zone sul territorio in modo tale da evitare di costruire, diciamo, un imbuto verso gli ospedali. Noi abbiamo una regione in cui delle 30 case di comunità, una ventina sono dentro gli ospedali o nel palazzino a fianco, quindi diciamo così, anche su questo si è un po' perso il filo. Abbiamo una situazione un po' più complicata, perché siamo una regione fragile rispetto alle altre, nel senso che noi siamo circondate da alcune regioni che hanno modelli sanitari più efficienti dei nostri, penso alla Toscana, penso all'Emilia, penso alla Lombardia e anche in parte il Piemonte, per cui abbiamo anche un disavanzo economico, paghiamo di fughe sanitarie circa 62 milioni di euro, che sono risorse tolte per il personale, per i servizi e per il territorio. Quindi deriva da un taglio progressivo? Non so come dire, questo deriva dal fatto che le regioni, diciamo, si compensano le cure, chi viene a curarsi qui da fuori viene, diciamo, compensato dalle regioni di provenienza e noi paghiamo per i liguri che si curano fuori. Il saldo per la Liguria è negativo, perché sono molte di più le persone che si curano fuori di quelle che si curano qui. E questo significa che tu da parte, banalmente, devi mettere una serie di risorse che non puoi impiegare per il tuo sistema, ma per compensare le cure che vengono erogate fuori. Allora, tra qualche settimana noi discuteremo il piano sociosanitario regionale, che è quello con cui noi proviamo a definire un quadro delle risorse, e la manovra economica nazionale che cade, diciamo, sulla testa della nostra regione ci preoccupa per tante ragioni. La prima è che insiste su una situazione che riguarda il personale molto grave. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, noi siamo la regione che ha perso più personale sanitario dal 2013 al 2019, con un numero enorme del 26,5% del personale in meno. Quindi mancanza di rinnovi contratti, manca proprio veramente il personale che se ne vanno. E penso che poi sarà un ulteriore argomento, che una delle scelte più sciagurate della manovra, cioè quella della stretta sulle pensioni, creerà un effetto domino, perché nel momento in cui tu annunci che ci sarà una stretta sulle pensioni, le persone se ne vanno via prima. Si prevede un esodo. E i medici da eroi a, diciamo, malmenati dal punto di vista dei propri contributi, la cosa che
insomma, oggi ho parlato con alcune organizzazioni sindacali, prevedono un migliaio di esodi anticipati di personale sanitario o tecnico-sanitario in una regione che fa fatica, diciamo, ad assumere personale, e il rischio che nel 2024 ci sia, oltre al personale che manca, anche il fatto che si trovi un buco in più di personale che se n'è andato perché prima che, diciamo, la scure del taglio della arrivi, pensione, crea un'ulteriore difficoltà. E questo ovviamente comporta minor numero di presidi, maggiori liste d'attesa? Non so come dire, il meccanismo, io penso che la nostra regione abbia più problematiche rispetto a quelle nazionali, e per ragioni, diciamo, di governo piuttosto sbalestrato, ma insomma ci torneremo. Noi abbiamo un buco di un disavanzo di 30 milioni di euro, abbiamo una difficoltà a abbattere le liste d'attesa, siamo una delle regioni che su questo eroga più prestazioni convenzionate ai privati, ma con scarsi risultati. Siamo una delle regioni, insieme all'Umbria, in cui la spesa che si chiama out of pocket, cioè quelli che i cittadini che ci mettono di tasca loro dei soldi, la spesa privata per le prestazioni è più alta. Quindi significa che, in poche parole, se non riesci a curarti nel sistema sanitario pubblico, perché pagare. I tempi sono attese di mesi. E noi abbiamo anche un dato piuttosto preoccupante di una 5-7% di persone che rinunciano a curarsi di fronte alle liste d'attesa molto lunghe. Un dato nazionale è simile, e quindi il tema è che ci troviamo di fronte a una sanità sempre più divisa tra chi può, diciamo, e paga, e chi non può e aspetta. E i dati di questa regione sono anche differenziati tra una realtà genovese in cui comunque gli erogatori di prestazione, gli ospedali ci sono, e una situazione nelle ali di questa regione in cui banalmente da 8 anni abbiamo ancora gli ospedali da costruire e paghiamo le fughe verso altre regioni. Quindi non è proprio un quadro facilissimo. E il fatto che noi ci aspettassimo più risorse del Fondo Sanitario Nazionale rispetto a quelle che ci sono rende ancora più complicato il quadro. Il Partito Democratico chiede di arrivare al 7,5% del PIL, quindi che servono nei prossimi 5 anni 20 miliardi. Invece si sta scendendo. Ne sono arrivati 3, ma nel momento in cui la vita costa 10% in più, il fatto che siano arrivati 3 miliardi non è una crescita, è, diciamo, compensare il fatto che tutto costa di più. È un'illusione ottica che poi vedremo quando ci saranno i contratti, ci saranno le prestazioni, che non basteranno, come non sono già bastati finora i costi, l'aumento per i costi dell'energia. E aggiungo che noi abbiamo ancora un po' di incertezza rispetto al finanziamento delle case di comunità e ospedali di comunità, perché un terzo di queste dovrebbe essere espunta dal PNRR, perché c'è una proposta di revisione del PNRR, perché alcune case della comunità non si potranno realizzare nei tempi previsti. Quindi il quadro non è facilissimo, e il rischio che ci sia un'accelerazione rispetto ad una sofferenza che già agisce nel sistema sanitario pubblico è abbastanza evidente. Nelle regioni come la nostra, che ha già accumulato una serie di fragilità, questo elemento si rischia il collasso del sistema. Si rischia il collasso per tante ragioni, perché il nostro sistema è fragile, perché siamo una regione non più attrattiva come prima, perché abbiamo un terzo delle persone sopra i 65 anni, quindi quasi una persona su 4 con almeno una patologia, quindi abbiamo il tema della cronicità, e siamo una regione che avrebbe più bisogno di reti e che adesso ha molte meno risorse rispetto a quelle che servirebbero. Io la ringrazio su questo, perché parlando proprio di patologie, onorevole Malavasi, ritiene che ci sia la giusta attenzione per le varie patologie, oppure fosse necessario concentrarsi su alcune nuove, diciamo, criticità cliniche? Ma io penso che le patologie sono tutte allo stesso modo importanti, e quindi non si possano certamente, e non sia possibile, fare delle scelte per privilegiare una patologia rispetto ad un'altra. Anzi, in questo momento il problema che ha il sistema sanitario nazionale è non perdere delle opportunità, proprio perché diciamo che le innovazioni terapeutiche, le innovazioni anche strumentali e le innovazioni farmaceutiche stanno spingendo moltissimo rispetto ai farmaci innovativi, le terapie avanzate. Quindi c'è un fermento molto forte, che io ritengo molto positivo, per migliorare la cura, la presa in carico precoce, e quindi permettere di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
È chiaro che c'è un problema di iter legislativi a volte troppo lenti, cioè oggi ad esempio per autorizzare i farmaci nuovi che vengono già autorizzati dall'EMA a livello europeo, c'è un imbuto che oggi è rappresentato comunque dall'interlocuzione con AIFA, che ci mette un altro anno ad avere a mettere sul mercato comunque un farmaco che può essere anche un farmaco salvavita. Quindi è evidente che dobbiamo migliorare i nostri processi. Io auspico che la riforma che ha fatto il governo su AIFA sia una riforma positiva, che migliori comunque la situazione, perché rischiamo di fare dei danni ai cittadini con una lentezza burocratica anche, diciamo, all'interno dell'iter, diciamo, legislativo e degli decreti attuativi, che spesso non sono all'altezza della situazione. Dico questo perché la legge di bilancio dell'anno scorso manca ancora di centinaia di decreti attuativi, quindi è evidente che oggi stiamo discutendo della legge di bilancio per il 2024 e non abbiamo ancora attuato la legge di bilancio del 2023. Faccio un esempio per tutti: il bonus psicologo. Esatto, devo dire proprio questo, perché le malattie, diciamo, i disturbi mentali sono in aumento. Allora, proprio questi aspetti qui dovevano essere maggiormente attenzionati. Sì, nel senso che il bonus psicologo l'anno scorso è stato finanziato in modo molto inferiore rispetto al 2022. Nel 2022 c'erano 25 milioni di euro sul bonus psicologo, che hanno permesso di raccogliere circa 400.000 domande e di poterne evadere circa un 10%, quindi un numero comunque molto limitato. Nel 2023 il finanziamento si è abbassato al 5%, a 5 milioni, quindi c'è molta differenza rispetto alle priorità che il governo Meloni ha messo in campo proprio sulla salute mentale. È vero che è stato costituito un tavolo del governo su questo tema, ma è anche vero che poi le azioni conseguenti non hanno ancora portato comunque a delle decisioni che fanno vedere l'orientamento del governo. In questo momento, lo sappiamo tutti, i fenomeni di disagio psicologico, di disturbo mentale, di disturbi alimentari e della nutrizione sono in forte aumento, anche presso la popolazione giovanile. Addirittura i disturbi alimentari e della nutrizione iniziano già dall'infanzia e comunque si sviluppano moltissimo prima dei 14 anni. Quindi c'è bisogno di avere un investimento concreto. C'è una richiesta che hanno fatto anche i direttori dei dipartimenti di salute mentale all'inizio dell'anno, dove hanno chiesto di aumentare la percentuale del fondo destinato al Servizio Sanitario Nazionale. Oggi solamente il 3% viene destinato alla salute mentale, per portarlo almeno al 5%. È chiaro che è una questione di scelte e di priorità. Poi è vero che la coperta è sempre corta, ma è sempre corta anche perché questo governo nella legge di bilancio non ha dimostrato di fare della salute dei cittadini una priorità politica, che comporta quindi anche scelte economiche precise, perché sulle liste di attesa, lo diceva prima il collega in studio, sulle liste di attesa hanno messo risorse per aumentare la tariffa oraria dei medici e degli infermieri, che però sono già stremati da turni enormi che stanno facendo. Abbiamo bisogno di mettere in campo nuovo personale, di fare delle assunzioni, e ahimè su questo non c'è nessun tipo di apertura. Però, guarda caso, dico l'ultima cosa, sì, il governo ha trovato 600 milioni sulla spesa pubblica da dare alla sanità privata per abbattere le liste di attesa. Quindi abbiamo regalato un pezzo del lavoro che deve fare la sanità pubblica alla sanità privata per recuperare liste di attesa. Quindi le scelte vuol dire che si fanno, e sono scelte precise, con il rischio di smantellare pezzo dopo pezzo il sistema sanitario nazionale.
Su questo la interrompo perché già ci avviciniamo in conclusione, però vorrei chiedere grazie onorevole al consigliere. Consigliere, quindi la sentivo, cioè la vedevo annuire con riferimento alle assunzioni. Io le chiedo se questo di aver destinato un importo così alto nei confronti delle strutture convenzionate sia un po' un controsenso, come pure sa che un argomento a cui tengo è il fatto di aver deciso di non tenere ridotta l'IVA su alcuni prodotti sanitari, in particolar modo destinati ai bambini, come i pannolini, che non sono certo un'opzione. Ora il fatto che si sostenga che non ci sono più le risorse, poi delle risorse vengono impiegate per comprare le prestazioni private, perché noi abbiamo non si privatizza più la sanità direttamente privatizzando gli ospedali o le strutture, si decide che alcune prestazioni vengono acquistate dai privati all'interno di un sistema pubblico, che è una forma di privatizzazione più subdola, nel senso che il servizio viene erogato da un soggetto che è fuori dal pubblico. Se la lista di attesa è di un anno, non è che ci siano tante alternative. Però il punto è che non è che puoi continuare a dare degli straordinari, lo diceva giustamente prima l'onorevole, e dovresti assumere del personale con cui che fa i turni, e bisognerebbe, aggiungo, anche aprire una discussione sul fatto che noi abbiamo il personale sanitario meno pagato d'Europa, perché io ormai non sono più giovanissimo, ma alcuni miei compagni di università come prima occupazione vanno a fare gli infermieri in Germania perché sono pagati un po' di più, e quindi c'è anche un tema retributivo che insomma 600 milioni sarebbero anche serviti, ecco, questo sicuramente. Rispetto alle scelte che sono state fatte dal governo, c'è il ritorno di una tassa, nel senso che aver rialzato l'IVA su tutti i dispositivi medici di igiene, quindi gli assorbenti, i pannolini, i pannoloni per gli anziani, significa caricare sulle famiglie centinaia e centinaia di costi. La motivazione che è stata data dalla Premier Meloni è qualcosa di surreale, dice tanto comunque l'inflazione è stata già... Sì, i prezzi non erano scesi. Non erano scesi, quindi li aumentiamo tramite l'IVA. È un po' un controsenso, ma nei fatti alla fine significa caricare ulteriormente le famiglie di spese private rispetto a un servizio che poteva essere erogato direttamente o indirettamente. Poi potremmo, diciamo, entrare anche sulle politiche più generali, sul fatto che ci sono una formula di microtasse anche queste, e noi combattiamo con un'inflazione che mangia uno stipendio all'anno alle famiglie italiane. Quindi anche questa misura su dispositivi è un'ulteriore, diciamo, misura che penalizza i cittadini e carica su di loro delle spese che dovrebbero essere garantite dal sistema sanitario nazionale. Io la ringrazio e la invito a salutare i nostri spettatori. Grazie, grazie mille, grazie a voi e buona serata. Onorevole Malavasi, invito anche lei a salutare i nostri spettatori perché il tempo è volato, letteralmente. Avremmo avuto tante altre cose da dirci, ma insomma speriamo in altre occasioni. Io vi ringrazio per aver discusso di una cosa così importante come il diritto alla salute per i nostri cittadini, e speriamo di aver dato alcune informazioni utili per riflettere rispetto alla centralità della salute, quanto della scuola per quanto mi riguarda e del lavoro, che sono tre punti fondamentali per costruire dignità della vita delle persone e sui quali è necessario continuare il nostro impegno. Grazie. Grazie a lei, io ovviamente vi ringrazio e saluto i nostri spettatori, e che tuttavia invito a rimanere connessi perché l'intrattenimento sulla rete continua. E nel salutarvi questa sera voglio ricordarvi un aforisma di Oscar Wilde: la salute è il primo dovere della vita. Buon proseguo, sigla.